Dopodiché, cosa succede? Io sono qui, ho preso l'offerta e poi vado dal proprietario e potrei avere una bellissima notizia. La bellissima notizia è che gli ho venduto la casa. Sono qui, 7A. 7A. E a questo punto finisce il mio lavoro? No. Che cosa devo fare? Innanzitutto capire se colui che ho di fronte è la signora Maria o un libero professionista, qualcuno che ha un'azienda, eccetera, perché in base a chi ho di fronte io decido come fare la videotestimonianza. Se ho la signora Maria, ragazzi, la videotestimonianza la prendo lì. Ma se ho di fronte un architetto, un notaio, un commercialista, un qualcuno che ha un'azienda, un pittore, ragazzi, io gli mando Gigi. Io gli mando Gigi. No, credo di no. E gli mando Gigi, perché io voglio una videotestimonianza iper professional. Perché quando tu vai, noi abbiamo fatto un po' di tutto, Gigi, dal giardiniere alla pittrice, ti ricordi? Architetta. E tipo, ragazzi, uno che fa il pittore, va a Gigi nella sua galleria d'arte, secondo voi non ha piacere che faccia 30-40 secondi che fa vedere i suoi quadri all'inizio della... cazzo, è normale. E ragazzi, questa roba qui... Dopo gli dice, ma ti do il video in alta definizione, cioè magari non l'ha mai fatta sta roba qui, cioè gli piace. Non lo dovete convincere a fare la videotestimonianza. Poi gli date, lui lo mette in giro, gli fa piacere. Ma a voi interessa che dovete prendere la videotestimonianza. Va bene? Ci siamo? Voi. Secondo step, ho venduto. Vi ricordate che abbiamo fatto l'appena messa in vendita? Dovete chiudere il cerchio. Gli stessi che hanno ricevuto il volantino dell'appena messa in vendita devono ricevere anche il volantino dell'appena venduto. Dove c'è? L'immobile che avevano visto, con scritto venduto, tempi e sconto medio, e sul retro, indovinate cosa c'è? Chi è che mi ha detto il link di YouTube? È un po' vecchiotto quello. Adesso c'è il QR code, ragazzi. Il QR code che manda la videotestimonianza. Interrompo un attimo il video per condividere con te una notizia veramente importante. 14, 15, 16 aprile 2024 al Pala Congressi di Bellaria IGEA Marina si terrà il vertice degli agenti immobiliari più grandi in Italia. L'evento che rivoluzionerà il tuo modo di fare l'agente, agente del futuro, Live Edition. Immagina 3 giorni di formazione avanzata durante i quali scoprirai le 4 chiavi per acquisire più incarichi, vendere e dominare il tuo mercato. Non perdere questa opportunità, i posti sono limitati. Clicca il link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. E ora torniamo al nostro video. Del cliente che dice ho venduto con Simone, eccetera, eccetera, eccetera. Ci basta questo? No, ricordatevi sempre la formula. Il risultato migliore è cartaceo più recall. Dopodiché questa testimonianza va su YouTube, ok? Dopodiché, e questa videotestimonianza, ragazzi, va anche in una newsletter che dovreste, ne parliamo un po' meglio dopo, avere. La newsletter online che arriva tutti i mesi ai vostri clienti, dove c'è degli articoli, lo vediamo dopo, e anche magari una videotestimonianza ogni mese. Perché questo mi dà la possibilità di far entrare le persone su YouTube. E se mi entrano, non è male. Dopodiché, per quelli un pochino più smanettoni, eccetera, quella testimonianza di YouTube potrebbe essere una video ad su Facebook targetizzata per codice d'avviamento postale, che gira sempre per quelli che abitano in quel CAP o a una certa distanza. Qui ho finito. Prima no, eh. Per me la vendita finisce quando ho fatto queste cose qui. Ok? Oppure non lo vendo, ragazzi. Non è che si vende sempre. Se si vendesse sempre, e io non ero qui, eh. Non ero qui, Gigi. Neanche giustamente. Apprezzo la tua sincerità. Ok? Per cui, se non vendiamo, nel momento in cui mettiamo insieme tutto sto cinema qui, se non vendiamo, qual è il problema, ragazzi? Il prezzo. Più di così, che cosa facciamo? Che prendiamo una pistola e obblighiamo una a comprare. E no. E allora lì dobbiamo chiedere il ribasso. E allora uno potrebbe dire, ma sì, mo cazzo, 20 giorni fa gli avevi dato il prezzo, ma cosa gli racconto a questa persona? Giusto? Ma come gliel'avete detto il prezzo? Siete stati voi a dirglielo?
o è stato il mercato a dirglielo? Perché voi non dovete dire niente. Cara signora, oggi partiamo da questa cifra perché alla luce degli atti che noi stiamo vedendo, altri mobili simili sono stati venduti a 200.000, però glielo dico già. Noi tra 20 giorni faremo il punto, perché nel momento in cui noi facciamo tutta questa roba, vengono X persone e queste X persone comprano altri mobili perché magari nel frattempo sono stati messi degli altri mobili in vendita, competizione con noi, che allo stato attuale non ci sono, ma magari ha delle condizioni migliori, lei capisce che come agente immobiliare le devo dire la verità, gliela devo dire la verità. E quindi il ribasso parte quando voi avete preso l'incarico. Il modo con cui voi avete detto il prezzo di vendita. Da lì parte il ribasso. E poi ovviamente il ribasso è anche frutto, ragazzi, di un'altra cosa. Un cliente vi dà il ribasso a una condizione, se si fida di voi. Lì vi dà il ribasso, se si fida di voi. E la fiducia in ogni campo, ragazzi, si matura con trasparenza e continuità comunicativa. Per cui voi dovete rimanere in contatto con la persona e voi dovete dirgli sempre la verità.